Bentornati amici, sono Kokore91 e oggi insieme a Lochnor andremo a mostrarvi quali sono i principali titoli in uscita in questo luglio che si presenta molto torrido e con qualche buon gioco. Andiamo a vederli insieme. Iniziamo con il nuovo picchiaduro della saga di JoJo's Bizarre Adventure, Haze of Heaven, in uscita in Europa il 1 luglio per PS3 e PS4. La primissima novità riguarderà il gameplay, perché questo sarà un picchiaduro competitivo 2 contro 2 con un ampio bagaglio di mosse speciali per i personaggi, pericoli ambientali e l'inserimento di molti più eroi nel roster senza doverli aggiungere con futuri DLC. Aspettando di testare la modalità online, consigliamo quindi l'acquisto sia per i fan che per i novizi per iniziare a seguire e amare questa serie. Star Ocean Integrity and Faithlessness, in uscita anche lui il 1 luglio in Europa per PS4, è un JRPG che diverte molto nel sistema di combattimento e di farm. Possiede varie piccolezze stilistiche che arricchiscono il titolo, ma pecca per lo scenario, per l'evoluzione dei personaggi e dell'eroe principale e per un aspetto tecnico vuoto, essendo un titolo originariamente pensato per PlayStation 3 ma riadattato per l'attuale generazione. Arriva anche su console The Banner Saga 2, in uscita il 5 luglio su PS4 e Xbox One. Tutti gli amanti dei strategici a turno sicuramente avranno già assaporato l'ottimo primo capitolo della trilogia, e questo episodio si presenta come un seguito diretto, mantenendo l'incredibile stile grafico e la crudezza della trama. Il combat system rimane solido, ma migliorato e ampliato sotto molti aspetti. Un titolo non per tutti, ma che sa regalare forti emozioni. In uscita l'8 luglio, Carmageddon Max Damage si presenta in tutta la sua crudeltà per One, PS4 e PC. La ricetta è molto semplice e funziona: 30 vetture disponibili, 16 scenari differenti e una moltitudine di vie alternative, passaggi segreti e power-up per vincere la gara o distruggere gli avversari. Il tutto condito da una sana dose di violenza gratuita verso i malcapitati pedoni. Unica nota negativa è la componente visiva molto spoglia e l'assenza di numerosi dettagli, che per questa generazione di console è assai fastidiosa. Il 12 luglio arriva in esclusiva su PS4 Killstrain, titolo free to play che mescola le meccaniche MOBA con quelle di un action shooter a squadre. Chi ha potuto provare la beta ne è rimasto entusiasta. Le classi dovrebbero essere inizialmente 3, con quella dei mutanti che ha il compito di contagiare le altre 2 impegnate a scontrarsi. Il titolo sembra veloce e divertente e non ci resta che provarlo. Il 15 luglio 2016 arriverà su One, PS4 e PC il gioco di Ghostbusters, cavalcando l'onda di novità creata dal film in uscita nelle nostre sale il 28 luglio. Si presenta come un simpatico cooperativo fino a un massimo di 4 persone in locale, dove si potranno scegliere 4 eroi dallo stile unico tra loro, con la possibilità di potenziare le relative abilità e equipaggiamenti per sconfiggere le varie entità che infestano Manhattan e scoprire i vari collezionabili nascosti in città. Il 15 luglio arriva su dispositivi Android e iOS Pokémon Go, titolo attesissimo da tutti gli appassionati, noi compresi, che ci permetterà di realizzare il sogno di ogni adolescente nato negli anni 90, ovvero diventare il fottuto Pokémon Master. Il titolo, sviluppato da Niantic, esperto già nel settore con l'ottimo Ingress, permetterà di catturare per ora i primi 151 Pokémon e poi, man mano, verranno aggiunti con aggiornamenti i successivi, di far schiudere le uova a suon di chilometri percorsi e di combattere nelle palestre, che si troveranno sparse per le città reali del globo. Che dire, non vediamo l'ora di giocarci! Monster Hunter Generation uscirà per 3DS il 15 luglio 2016, rendendo felici tutti i fan della serie. Le gradite novità disponibili vanno dal set bonus che si potrà ricevere conservando i salvataggi di Monster Hunter 4 Ultimate, i vari set che fanno il verso ad altri titoli come ad esempio Mega Man, l'aggiunta di stili e arti che aumenterà la quantità di moveset disponibili e sbloccheranno nuove opzioni per cacciare, e infine la possibilità di giocare nei panni dei feline. Aime Setsuna arriverà il 19 luglio su PS4 e PC. Il titolo è sviluppato da un gruppo interno della Square Enix, i Tokyo RPG Factory, che hanno il compito di riportare agli antichi splendori il genere JRPG. I
I combattimenti saranno a turni, la grafica molto stilizzata e la trama molto corposa, tutto ciò per far rivivere i gloriosi tempi di questo genere ormai mutato con le recenti produzioni, Final Fantasy XIII in primis, volte più verso l'action RPG. Un titolo da non perdere per i nostalgici o per chi vuole avvicinarsi a questo genere. Arriva il 26 luglio We Happy Few su Xbox One e PC. Il titolo si basa fortemente sulla trama e sullo stile grafico che ricorda per molti aspetti quello di Bioshock. Il gameplay sembra essere quello di un survival, con la possibilità di scegliere il proprio stile di gioco e con l'obiettivo finale di scappare da una cittadina occupata dai nazisti. Di sicuro è un titolo che va provato a fondo per capirne la reale qualità. Bene ragazzi, anche per questo mese abbiamo concluso, c'è qualche bel titolo soprattutto fra gli RPG. Fateci sapere cosa acquistate nei commenti, vi ricordo che è attivo ancora il giveaway che scadrà ai 1500 iscritti, partecipate perché c'è un bel premio in palio e guardate anche i nostri altri video. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!